palazzo è bello, però effettivamente è un po' difficile da visitare questo, certo, sparso, è molto molto spazioso, sì. Se mi ricordo anche tutte queste, c'è il trono, se mi ricordo, molto c'è molto caro. Originale, poi era anche poco tempo, quindi certo. Sicuramente per visionare certe cose è un po'. Certo. Allora volevamo vedere il giardino, no? La guida, non so, bisogna sentire, era un po' così. Dopo quando siamo scesi c'era il principe, oh principe, vorrebbero vedere il giardino, posso? Loro tutti molto più realisti del sì, resto. Sì, invece il principe, ma sì, fagli andare, tieni, vi do anche l'autan che ci sono le zanzare. Sì, perché c'è questo laghetto sì, con sì. C'è quest'albero meraviglioso. Sì, c'è un albero gigantesco. Enorme. Questa parte proprio, qua, no, un acero, canadese, gigante. Questo qui è però è vero che non lo questa fanno vedere come visita. No, infatti era chiuso e erano un po' tutti titubanti, poi il principe non è andato, vai. No, ma è bello che la stessa guida, talmente vasto, che la stessa guida non sa più quello che no, sa. Perché ad esempio questo che io l'avevo letto, volevo cercare il Café House, che è stato la sala, cioè proprio questo piccolo palazzetto in stile neoclassico all'interno del giardino, la guida non sapeva dove era. Infatti io non lo so. Mi ha portato un giro finché ho fatto un giro per conto mio l'ho trovato. E c'è questo piccolo, questo edificio in stile neoclassico fatto apposta appunto perché veniva usato al tempo per prendersi il tè nel parco. Questo è il lago con l'entrata delle barche. La barca, sì. Sì. Ma avete disegnato e colorato lì? Sì, noi quasi tutto, 90% tutto sul posto. Noi diciamo, noi tre facciamo parte di questo gruppo del basket. Cioè, diciamo, noi siamo abituati a lavorare tutto completamente sul posto. Anche a discapito della precisione in certe linee, certo. Però ci piace fare tutto sul posto. Quindi abbiamo cercato di fare il più possibile, chiaramente nel limite dei tempi. Certo. Un po' stabiliti e non era facile far entrare tutti questi castelli all'interno di una giornata. Sì, magari visto il tempo ridotto magari ci siamo limitati al disegno sul posto e il colore è troppo perché sì, appunto come puoi vedere ci sono le cose che sono rimaste abbozzate, ci sono anche così. Noi ci piace un po' questa cosa. Che bravi, complimenti. Sono tutti approcci un po' diversi. Ma il bello è questo. Sì, sì, ma anch'io sono d'accordo anch'io. Che ha un tema comune, ma ciascuno sviluppa con le proprie vocazioni. Sì, sì, sì. Vocazioni che sono legate, credo, anche alla temperie a cui si appartiene. Cioè sì, 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 c'è sì, anche sì, proprio sì, un salto generazionale che sì, è bello vedere. Sì, è proprio il fatto di fondere poi i linguaggi che hanno sostato comune. Ma poi al risultato compiuto si nota anche molto bene queste cose anche perché è un modo diverso di raccontare, a parte che la scrittura torna, ma è proprio l'approccio così differente rispetto a quello fotografico, istantaneo. Appunto, c'è qualcuno che usa meno, è la meno lentezza parola, del disegno, come diceva prima esatto, Giuseppe. Esatto. È il tempo ci diverso piace, di cui ha bisogno il disegno sì, proprio. Ci piace fare slow tourism, ci piace metterci lì con calma. Ma voi come vi chiamate? Disegnatori? Voi siete dei disegnatori? Sì, siamo disegnatori sì, che poi facciamo altre cose. Questo. Però questo diciamo negli anni è diventato l'attività più prevalente. No, non prevalente no, però continua a essere un hobby, una passione. Cosa fai? Io sono disegnatore, illustratore, però sono totalmente, se uno vede la roba che faccio qui, la roba che faccio del lavoro, sono schizofrenico perché ho due mente, perché sono un lavoro di sono un disegnatore cartolante, quindi sintetico, mentre quando faccio il basket divento minuzioso e tiro fuori tutto il particolare, cosa che non faccio per lavoro. No, ma per stilistico. Sì. Noi ci si trovava il sabato pomeriggio insieme ad altra gente, disegni in giro per Bologna. E poi è un modo diverso di discutere il paesaggio, sì, un sì, paesaggio proprio in genere. Avete fatto verde. La scuola di disegno oppure? Io ho fatto la scuola di fumetto a Firenze. Lui, no, io ho fatto una scuola sì, un anno qui a Bologna, ma sono completamente sì, autodidatta. Ma molti di voi lo sono. Diciamo che la scuola adesso si imposta ti aiuta, sì, si indirizza, non ti insegna a disegnare, perché no, anni. Noi qui vicini, sapete, abbiamo fatto delle cose con Sergio Tisselli. Tisselli so che insegnava. Tisselli ci sarà domani, mi ha promesso di venire. Ha fatto delle cose meravigliose.